Antonio Bartoccini, presidente del Bartoccini Forti Infissi Perugia. Questa sera serata di benvenuto per le nuove arrivate, diciamo la prima occasione perché tutte la nuova formazione si incontri. Da domani si inizia il lavoro in vista dell'inizio del campionato, però il clima è già sembra abbastanza positivo e si sente proprio questo entusiasmo. Sì, e questa è la cena, come di tradizione, la cena di benvenuto per le ragazze che sono arrivate a Perugia da un giorno, due giorni, da pochi giorni, quindi è per farle sentire a proprio agio, facciamo questa cena di benvenuto per farvi sentire il calore della nostra città, della nostra squadra e di tutta la città di Perugia. E crediamo che l'entusiasmo sia importante perché è importante viaggiare con l'adrenalina di una motivazione positiva. Quindi sicuramente sarà un campionato difficile, inutile nascondercelo perché è il campionato più bello del mondo, più difficile, quindi ci saranno mille complicazioni. L'affronteremo al nostro solito con il massimo entusiasmo. Crediamo di aver costruito un roster importante, con nomi importanti di grande caratura internazionale, quindi abbiamo come al solito il nostro mix di esperienza e qualche scommessa giovane, quindi speriamo che questo dia i propri frutti e ci faccia figurare bene sul campionato. Ecco, proprio parlando alle ragazze, ha sottolineato il fatto che in questo periodo estivo siete riusciti a mettere insieme tante imprese per sostenere questa nuova avventura e quindi c'è anche una grande responsabilità da parte di tutti, per cui una preparazione fatta bene, un allenamento fatto bene vorrà dire poi sul campo meno problemi. Sì, è dal 14 aprile abbiamo vinto il campionato di A2, due giorni di festeggiamenti, dal terzo giorno siamo messi subito al lavoro per cercare di ricostruire un budget finanziario per poter sostenere questa squadra. Sicuramente, ripeto, abbiamo fatto un buon roster, credo che anche tutti gli sponsor che ci hanno seguito, oltre 100, quindi è un grande, è molto importante per noi, insomma, quindi avere la fiducia di tanti imprenditori che hanno creduto nel nostro progetto, quindi speriamo che questo venga ricambiato anche dal clima e dalla costruzione della squadra che chiaramente dovrà cominciare da domani e quindi sarà tutta da assemblare. Fabio Bovari, coach della Bartoccini Forti Infissi Perugia. Ecco, da domani si entra nel vivo di questa nuova stagione, la formazione è praticamente riunita. Ecco, come vi state preparando? Qual è il clima? Siete magari alle prime conoscenze con qualche giocatrice, però ecco, qual è il clima con cui state affrontando questa avventura? Beh, il clima mi sembra dei migliori, nel senso che noi questa sera ci siamo riuniti per la prima volta, mi sembra che le ragazze siano tutte ben predisposte e disposte ad entrare in questa nuova società e inizieremo a lavorare, come dicevi tu, per l'appunto domani mattina e c'è entusiasmo nel farlo, non vedevamo l'ora in una parola. Prima parlando davanti a tutta la squadra, la società, ha ricordato come voi siete una società di tutta sul territorio, radicata sul territorio, ecco, questo implica anche una responsabilità da parte di tutti. Assolutamente sì, nel senso che ho voluto precisarlo proprio perché è un nostro fiore all'occhiello, nel senso che questa società è cresciuta con persone che hanno orbitato sempre sul territorio umbro perugino e per noi è un vanto, okay? Sappiamo benissimo che lavorare sulla stessa città e essere comunque della stessa città comporta, come giustamente dicevi tu, degli oneri nei confronti della città e tanti onori. Ecco, un'ultima cosa dal punto di vista tecnico, più tecnico, ha sottolineato come questa è una società che guarda alle esigenze di tutti, che è una cosa che di questi tempi è un po' inusuale. Assolutamente, ho aggiunto qualcosa in più, ho detto che è una società che sa ascoltare, okay? In una società generale dove oggi c'è poca propensione ad ascoltare le esigenze, questa società invece è molto protesa ad ascoltare, naturalmente poi prende le sue decisioni, fa quello che deve fare, però è una società che non ha il paraocchio, è una società che è molto attenta.